Comunità energetiche rinnovabili, un'opportunità per il territorio. E questo è il titolo dell'evento che si è tenuto questa mattina nella sala cultura della sede amministrativa della Montepruno a Sant'Arsenio. L'evento è organizzato dall'Istituto di Credito in collaborazione con Helios Energia e Gruppo Azimut e ha visto il patrocinio di ANCI Campania e Legambiente. Oggi proprio per una giornata di studio per cercare di capire quanto è importante l'alternanza energetica, quanto è interessante poter parlare di un'energia moderna. E lo facciamo attraverso una giornata che tende a costituire una comunità energetica che purtroppo nel nostro territorio manca. Lo facciamo con degli esperti, con delle persone che stamattina ci hanno ben illustrato come poterla costituire. Noi siamo precursori in questa materia energetica del green. Noi già 15 anni fa, insieme alla provincia di Salerno, all'allora assessore Angelo Paladino, cercammo di portare avanti un progetto, o meglio, portammo avanti un progetto per la costituzione di 1000 tetti fotovoltaici. Fu una bella iniziativa che ebbe un notevole successo. Lo abbiamo ripetuto con le numerose iniziative portate avanti con un plafond di 3 milioni a favore delle persone che non possono e non riescono a pagare le bollette che oramai sono diventate esose, e lo facciamo cercando di favorire, e proprio stamattina incontravamo delle persone che vogliono, diciamo, incentivare le loro attività attraverso la costituzione e la costruzione di pannelli fotovoltaici con un finanziamento fino a 10 milioni di euro. Quindi è un problema che sicuramente è importante. Io credo che l'aspetto energetico oggi sia alla base di tanti elementi. Mi auguro che il governo capisca queste necessità. Credo che ancora c'è tanto da lavorare, siamo in ritardo di tanti anni, purtroppo assistiamo ancora a un'assenza della parte politica su queste problematiche, ancora non c'è l'interesse, non si riesce a capire che abbiamo tutti quanti bisogno di stare insieme e di fare rete. Quando si parla di comunità si parla di rete, si parla di enti e di persone che stanno insieme, e noi dovremmo cercarlo di fare. La nostra banca ha sempre cercato di mettere insieme le varie risorse, e lo facciamo anche stamattina. Questa è una rivoluzione epocale, un po' come una piccola rivoluzione industriale per intenderci. Sicuramente l'energia diventerà, se questo decreto, se le norme che verranno tirate fuori andranno secondo il verso giusto, porteranno verso una democratizzazione dell'energia e soprattutto porteranno il consumatore finale ad essere più consapevole di quello che in questo momento sta accadendo e quindi decidere autonomamente se produrre o acquistare l'energia dal mercato. Quindi la comunità energetica rappresenta quindi un nuovo concetto di produzione di energia che consente di produrre per il consumo e non viceversa come accadeva fino ad oggi dall'alto verso il basso. Noi siamo una società di vendita e quindi oggi operiamo in un mercato nelle quali le regole sono abbastanza diciamo ci costringono in una condizione di sudditanza rispetto al mercato così come è costruito oggi. Quello che vorremmo fare e quello che faremo sicuramente è quello di metterci al servizio invece delle comunità energetiche e dare il nostro know-how a queste comunità per poter consentire di realizzare i propri investimenti.